Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Il Vangelo di Giovanni ci presenta la figura di Giovanni Battista, non come precursore, ma come testimone della luce. Vedendo venire Gesù verso di lui, lo indica dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cosa intende dire Giovanni Battista quando indica Gesù come l'agnello di Dio? Dove è andato a prendere questa immagine? Egli fa riferimento a due testi dell'Antico Testamento. Il primo è quello dell'agnello pasquale, il sangue dell'agnello pasquale posto sugli stipiti delle case impediva al distruttore di entrare e portare morte. Ci chiediamo per quale motivo un agnello così mite, così dolce e così tenero doveva donare il suo sangue per impedire la distruzione della vita? Se noi teniamo presente il mondo antico, sappiamo che la legge che prevale è quella del potere, del dominio, dove il più forte domina e vince. È un regno di belve, come descrive il profeta Daniele nel capitolo 7. Questo è un mondo vecchio, non è il mondo voluto da Dio. Dio vuole dare un inizio a un mondo nuovo. Ecco perché il Battista presenta Gesù come agnello. Come ha fatto Giovanni Battista a riconoscere che Gesù è l'agnello di Dio? Ci aiuta. Il Battista ha due sguardi, che in greco vengono presentati con due verbi: blepo, che significa vedere, osservare esteriormente, e emblepo, che vuol dire guardare dentro fino al cuore. Giovanni Battista ci invita a cogliere la vera identità di Gesù come agnello, colui che non pensa a se stesso. Qual è la testimonianza che dà Giovanni? È la testimonianza di chi ha uno sguardo puro e riesce a vedere oltre. Il brano evangelico dice: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Il Battista vede che in Gesù è presente in pienezza lo Spirito, perché lo Spirito discende come colomba e dimora in lui. La colomba è il simbolo dell'attaccamento al suo nido. Lo Spirito lo porterà a vivere sempre come agnello. Un altro dettaglio sull'identità che Battista coglie in Gesù è colui che battezza nello Spirito Santo. Coloro che danno l'adesione a Gesù vengono immersi in questa forza divina che poi da dentro ti porta a comportarti da agnello. Di nuovo Giovanni dice: e io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Il Figlio in Israele indica la somiglianza al Padre. Il Battista ci indica Gesù non solo come la luce del mondo, ma lui è il Figlio di Dio. Quindi se vogliamo vedere il volto di Dio Padre, dobbiamo guardare Gesù. È in lui l'uomo riuscito, colui che ama. Vorrei concludere con una riflessione sull'Eucaristia.
Il celebrante, prima della comunione eucaristica, sollevando il pane, lo presenta con le stesse parole di Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù ha scelto di essere pane come simbolo di tutta la sua vita donata, come alimento per la nostra vita. Mangiare quel pane vuol dire assimilare colui che è l'agnello. Allora l'Eucaristia non è un gesto devozionale, ma è un impegno sponsale che noi ci prendiamo con Cristo. Accettiamo di unire la nostra vita alla sua, diventando insieme con Lui degli agnelli che si offrono ai fratelli. Buona domenica a tutti.